Mi sembra che lo stato errante di cui parla Allan Kardec è quello in cui l'entità che sta per reincarnarsi vive un'ampia libertà. Per voi invece è veramente libero solo l'individuo evoluto, che non ha più necessità di incarnarsi. Perché? Perché noi continuiamo a proporvi verità successive, che abbiamo chiamato verità punti di passaggio. Questo accade perché avanza sia l'evoluzione delle entità comunicanti, sia la vostra evoluzione. Infatti, il comunicante e il ricevente sono sempre in perfetta armonia.